Bella zii, stiamo nella metro di Barcellona con Giulia, la grafica del nostro gruppo. Siamo venuti a Barcellona a fare un po' dei video. In un video scorso avevamo chiesto, non mi ricordo in realtà neanche quanti like, per venire a Barcellona a provare le paeglie migliori. Ci siamo arrivati, bella fette e grazie. E quindi siamo a Barcellona a mangiarci la paella, perché quando uno dice Barcellona pensa alla paella, no? E siamo dei matti, perché in realtà la paella è un piatto tipico di Valencia, nata lì. Barcellona col tempo se ne è appropriata fino a farne un po' un piatto quasi simbolo anche del turismo barcelloneta. Magari famo che 8000 like e andiamo a mangiare la paella tipica di Valencia, e mo grazie del like, del follow e del commento scopriamo le migliori di Barcellona. Coro, te ne abbiamo già parlato in un'altra pubblicità e oggi siamo qui per raccontarti e ringraziarli una società bella. Coro è il sito che riesce a pagare tutte le nostre fantasie più strane nel mondo food. Dall'attrezzistica, perché sono tutti i prodotti che usiamo in cucina o che abbiamo usato nel video sul gelato, per fare il gelato alla cacio e pepe. La gelatiera loro è bella, sì. Fino invece al cibo, quindi per esempio cachi disidratati? Sì. Vuoi del mango bio croccante? Una rubina, eh? Oppure la banana disidratata. Che sa di banana disidratata. Ma bio. L'altro giorno, per esempio, Fra, mi serviva la cannella. Ok. E sai dove l'ho presa? Indovino? Tira a prova così. Da coro? Sì! E quindi beccati proprio la cannella intera da un chilo che fa... un profumo già dalla... è sigillato ma si sente. Stecche di cannella tutta la vita. Siamo felici che siano diventati partner nostri, quindi in realtà credo che faremo anche altri video per loro. Ma tutto questo per raccontarti che sì, puoi andare su Coro e sì, ti metto il commento pinnato e la descrizione, così c'è il link. Ma visto che a Coro sono simpatici, ci hanno dato pure il codice sconto, quindi se metti PRAT5 risparmi soldi, così ti puoi mangiare più banana disidratata. Quindi mo torniamo al video. Finito questo momento, dimmi te se il cachi disidratato non c'ha la forma della serenità e alla prossima. Il riso. Il riso è sempre stato con gli esseri umani, come l'ansia. C'è chi fa risalire le prime coltivazioni al Neolitico addirittura. Le tracce certe ci portano nel 5000 avanti Cristo in Cina. Per farla arrivare in Europa però dobbiamo aspettare l'ottavo secolo dopo Cristo, quando gli arabi cominciano ad andare a fare le loro risse armate in Spagna. Da lì la parola araba arroz diventa arroz, riso in spagnolo. Con questo riso nasce un piatto di recupero, soprattutto appunto a Valencia, la paella, dal nome del padellone, paella, dove veniva riso. Cotto, volevo dire cotto. Andiamo avanti. La paella arriva poi a Barcellona, è una delle più antiche, è qua, lui. Andiamo da Siete Huertas. Ti racconto un po' la storia, ma soprattutto ti faccio vedere i piatti. La paella es de los jueves. La paella si mangia il giovedì, in base alla tradizione, e soprattutto a pranzo. Noi mi sa che domani la mangeremo a cena, perché altrimenti non facciamo in tempo, ma comunque. Siete Portes apre nel 1836 e diventa un centro abbastanza importante a Barcellona. È un ristorante di un certo livello e ci ha mangiato gente di un certo livello. Su ogni posto c'è la targhetta di chi ha mangiato seduto lì. Per esempio, Giulia è seduta al posto degli Yoko Ono. Vedi, qua accanto invece c'è sta Robert De Niro. È l'inizio del XIX secolo e Joseph Cifré, questo ricco uomo d'affari spagnolo barceloneta, non ha un locale di suo gradimento. E allora che fa? Si apre il suo. A Joseph Cifré non gliene frega un cazzo. Il locale ha 7 porte e da lì il nome Siete Huertas. È il locale più ricercato tra quelli in cui andremo questi giorni e la specialità è la paella all'aragosta. Che mo' arriva. Intanto abbiamo preso la sangria, ma a base di cava, questo spumante spagnolo. Guarda che bel colore. E eccola qua. Qui adesso Anas ci fa le porzioni. Eccola qui, in tutta la sua bellezza. A parte il fatto che avevamo chiesto quella solo dei pesci e ci hanno portato quella con la carne e il pesce, questa è la paella di Siete Huertas. È così splendida che ci vogliono fare una serie Netflix. Non è vero, però io ce la farei. Mamma mia, davvero, il profumo è ti fa sentire a posto. Stai in paradiso. Sta paella è così bella che c'ha un OnlyFans suo. Piamo pure un po' d'aragosta. Sto su un altro livello. C'ho il tavolo che sta così, mi sembra di essere seduto in salita. Vabbè, dopo sto viaggio sul Monte Olimpo. Guarda i tocchi di carne. Finiamo sta paella e ci vediamo domani per il secondo posto.
Ah, due cose però, prima. Mi dispiace che sto continuando a mangiare, ma è giusto. La prima è che il prezzo della paella è abbastanza alto, 26,90. A fronte di però un condimento veramente ricco. Cioè, guarda qua che cucchiaiate riesci a dare. La seconda è che se vuoi la padellona, la paella vera e propria, devi chiedere la due porzioni, ricordatelo, altrimenti ti portano solamente il piattone. Detto questo, buon appetito. Un ultimo zoom su quella di Giulia, perché la mia è già mangiata. E ci vediamo domani a cena, mi sa, perché domani abbiamo trovato un posto solo a cena dove volevo andare. Ciao. Secondo giorno. Dalla qualità di ieri passiamo un po' più alla quantità, alla grevitudine. Siamo in uno dei quartieri più divertenti di Barcellona e andiamo alla Ruxeria Sativa. Che pronunce sono queste? Che pronunce sono? Famosa per avere circa 25 preparazioni di paella a base di appunto frutti di mare, pesce, carne, verdure. Ho scelto questa come seconda tappa particolare per la paella alla coda di toro, che forse manco ci sarà perché è a disponibilità. Però appunto, ieri abbiamo fatto la classe, oggi andiamo su qualcosa di più ignorante, strafottente, namo. E eccoci qua, Sativa. E ci siamo, questo posto già mi ha fatto innamorare. Innanzitutto da Sativa c'è il cucchiaio di legno per non interferire col sapore della paella. Le preparazioni a base di riso sono veramente tanto, paelle comprese, e hai nel menù anche degli ingredienti particolari tipo le lumache. Ti ricordi che ti ho detto che la paella nasce come piatto di recupero? E spesso appunto si prendevano le lumache in campagna. Poi trovi anche rana pescatrice, la coda di manzo e di toro in base alla disponibilità, che poi sono lo stesso animale, il termine cambia solo in base alla castrazione o meno. E poi ci sono un sacco di dettagli storici interessanti tipo là Filippo V di Spagna, che in base alla tradizione antimonarchica viene sempre raffigurato a testa in giù. In base al carico di lavoro poi puoi prendere anche una o due porzioni. Quando hanno tanta gente sei obbligato a prendere due porzioni, la paella completa. Andiamo a provare quella con la coda di bue e le verdure. Ma prima ancora naturalmente abbiamo preso la sangria, perché io e Giulia amiamo la vita, capito? E per 18,50 euro a porzione ecco la paella di Sativa. Prima ti parlavo di Filippo V. C'è una bella connessione terminologica tra la paella e Filippo V. Vedi questa parte qua? Questa parte bruciacchiata della paella? C'ha un nome, si chiama socarrat. Il risultato è la caramellizzazione dei grassi animali, della carne, o l'olio e l'amido di riso. Dopo un assalto piuttosto violento nel 1707, Filippo V ordinò di dare fuoco alle case di Sativa. Anche da lì nacque lo spirito antimonarchico verso Filippo V. Agli abitanti rimasti di Sativa venne proprio dato il nome socarrat, come la parte bruciacchiata appunto della paella. In valenziano socarrat vuol dire proprio bruciato. Una cosa buffa per noi, meno per gli abitanti che andati a fuoco, però ok, assaggiamo. A parte la quantità, che è davvero tanta, e la carne, che è morbidissima, si taglia col cucchiaio di legno, ma qui abbiamo una paella molto più cremosa, quasi zupposa, rispetto a quella di Siete Portes. Personalmente magari preferisco più quella, ma comunque è buonissima. La paella stessa non è solo scenica, è bollente. E se provassi a toccare con un dito qua, ora per raffreddarlo lo devo mettere nella sangria. Buona, guarda qua cremosità come stiamo messi. Il livello di temperatura è magmatico. Ma quanto è buona! Finimo sto capolavoro, ci usciamo fuori a salutare e ci vediamo domani per la terza e ultima tappa di sto viaggio. Oh, ricordati che di Sativa ne esistono tre: Las Cortes, Gracia e Sant'Antoni. E segnati pure come sulla socarrat ci litigano gli abitanti di Valencia e di Barcellona, come a Roma litighiamo sulla cremosità della carbonara. Chi la sa fare meglio è l'alfa del clan, capito? Domani andiamo in un posto che la socarrat la fa alla perfezione. Quindi, buonanotte. Oh, ultimo giorno con lo zaino in spalla, perché tra 4-5 ore c'è l'aereo. Oggi andiamo a scoprire l'ultima paella tra le migliori di Barcellona. Siamo passati dall'eleganza, siamo andati sulla quantità ignorante. Bella cafona. Passiamo di nuovo a un ambiente un po' più storico. È il 1992 ed è l'anno delle Olimpiadi a Barcellona. La famiglia degli Escriba, li conosci perché siamo andati da loro a assaggiare la crema catalana? In città sono già una potenza. Gli Escriba sono storia e un sacco di soldi. Decidono di aprire un loro xiringuito,
perché lo dice il nome, è il Chiringuito. Strutture prevalentemente di legno che si mettevano di solito in estate per vendere bibite, piccoli snack ai bagnanti. A fine estate si prendeva e si portava via. Non è però il destino dello Chiringuito Escriba, è il loro Chiringuito, che però è un ristorante. Qui fanno una delle paeglie più a prova di turista di Barcellona. Il locale infatti è amato anche e soprattutto dagli stessi locali. E mi raccomando, quando vai qua devi prenotare. E indovina un po', siamo arrivati. E eccoci qua. Appena arrivati ti danno le olive nella terracottina e Escriba è famoso perché c'ha la cucina a vista. Quindi dopo, se, mentre stanno a preparare la paella, riesco a prendere bene il momento, ti faccio vedere. C'hanno ste griglie giganti dove fanno ste padellone. E è arrivata pure la sangria. E qua c'è una cosa molto bella, perché in questa qui c'è la stecca di cannella dentro. Può essere che alla fine di sto video tu abbia deciso quale sia il tuo ristorante preferito dove mangiare la paella. Per me, fino adesso, tutti e tre ci stanno troppo bene. Su questo dobbiamo ancora assaggiarla, però per adesso la sto assaggiando con gli occhi dei tavoli vicini e... Vincenzo hanno cominciato a preparare le paella, quindi te le posso far vedere. Hai visto che belle? C'è una tradizione che non ti racconterò di Escriba. Tra poco dovrebbe arrivare e ti faccio vedere. Abbiamo fatto l'ordine mo, quindi dovrebbe arrivare proprio mo. E eccola. Quando ordini la paella da Escriba ti danno la clessidra con cui calcolare il tempo rispetto a quanto manca all'arrivo. Ci tengono, capito? Precisi. Molto svizzeri a Barcellona. Gli ultimi granelli. E eccola qua. È arrivata. Mo c'è il sollevamento del coperchio. Tiè, tiè. E eccola qua. Allora, da Escriba abbiamo due tradizioni belle. La prima l'hai vista prima, la serpentina su cui viene cotta la paella, si chiama paelliero. Può essere a tre o a due anelli, in questo caso abbiamo quella a due più il cerchio un po' più spesso. La seconda tradizione è che ti danno anche qui i cucchiai di legno per non intaccare in alcun modo il gusto della paella. Qui invece puoi vedere la socarrat fatta d'arte. Lo vedi com'è perfettamente bruciacchiato? La caramellizzazione è... E l'ho assaggiato, sì, senza dire niente, l'ho assaggiato, sì, è buonissimo. 21,50 euro a porzione, queste sono due porzioni. Guarda qua i tocchi di pesce quanto grossi. Veramente polposi, carnosi. Il succo che esce, stupendo. Qua una bella info. La paella nasce tra il XV e il XVI secolo, abbiamo detto prodotto di recupero. Serviva ai contadini, prendevano gli ingredienti che trovavano in giro e se li portavano in campagna. Ed è così che nasce quindi una paella prevalentemente dai prodotti di terra, come le taccole. La paella di marisco, di mare, in realtà non si sa precisamente quando sia nata, però sicuramente è successiva a questa. Nonostante poi si sia affermata nell'immaginario comune. E meno male, perché è stupendo, guarda che roba. Ora assaggiamo questo dipinto in riso. Assaggiamo sta paella. Innanzitutto guarda che bella la qualità dei prodotti sopra. La polpa dei gamberoni. La qualità anche del pesce. È una gioia. Ma assaggiamo la paella. Prendiamo una bella cucchiaiata. Se non ti sporchi mentre mangi questa paella, non sei mio amico, non sei mia amica. Assaggio. Ma che bella giornata! Quanto è bella sta giornata, è bellissima! Il sapore è proprio bruciacchiato, come deve essere quello della paella. È ricco, si sente tanto tanto l'utilizzo delle spezie che hanno messo, delle erbe. Qui ad esempio c'è ancora lo stecchetto di rosmarino. Ah, bello profumato! E tutto questo con l'aggiunta appunto di una qualità del pescato incredibile. E senza rinunciare alla cremosità di fondo del riso, che rimane nella parte anche più centrale, molto poetico. Sembra di leggere una poesia coi denti. Ne sto mangiando sempre di più, rubando la Giulia, ma lei mi perdonerà. È un'ondata di sapore di mare che ti arriva direttamente sulla lingua. Finiamo pure sta paella e andiamo fuori da qua a fare le nostre conclusioni, che oggi si torna a Roma. A dopo. E insomma, è stato un bel viaggio, eh? Abbiamo scoperto tre posti
dal più elegante a quello classico, a quello che punta sulla quantità di paelle differenti. E in ognuno siamo riusciti a gustarci la vita un po' di più. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti auguro veramente di stare bene a Barcellona e di gustarti la tua paella nel modo migliore in cui tu la voglia assaporare. Per i prossimi video scrivi qua sotto, però ti sfido a mangiare tutte le baguette di Parigi, finirti tutti quanti i cinnamon roll di Stoccolma, quello che ti pare a te. Mi trovi su Instagram, TikTok, i messaggi li puoi scrivere pure là. Ora vado un attimo a digerire, che pure Giulia mi sa c'ha un po' bisogno. Smaltiamo pure la sangria e ci vediamo a un prossimo video. Bella zia!